Salve a tutti fedeli discepoli, benvenuti in questo nuovo video del vostro Maestro Essi. Come avevo promesso nel precedente video, vedremo la rigenerazione dello Zeus X di Geekvape. Allora, useremo le coil e il cotone fornite con il kit. Di questo atomizzatore, sono dimenticato di dirvelo, ne esiste un'altra versione, la versione a mesh. Praticamente è diverso il deck. Invece di avere il posto per le resistenze, c'è un pezzettino di ceramica dove verrà meno, dove sopra ci va il cotone, e qui ci sono due asole dritte per mettere la mesh ad arco. La cosa bella di questo, ora vediamo questa connessione prima di perderla, è che Geekvape vende solamente il deck dello Zeus X Mesh, quindi in un secondo tempo costa 15-20 euro. Io posso prendere l'altro deck e avere con lo stesso pezzo di sopra due atomizzatori, uno a coil e l'altro a mesh. Mesh costano un paio d'euro, diciamo non c'è nessun problema. Quindi adesso andiamo a girarlo. Io intanto, per supporto, lo monto sul tanca. Un attimino veloce per vedere sul tanca come sta. Beh, insomma, dai. La sua figura la fa. Dentro la confezione abbiamo due sticche di cotone che possiamo dividere, e quindi abbiamo cotone per due rigenerazioni. Allora, è semplicissimo. Adesso vediamoci a favore di camera. Praticamente basta allentare le viti. Fate un lato alla volta, non c'è bisogno che allentiate tutto tanto. E anche più semplice del normale, perché non c'è quasi da accorciare le resistenze, perché si inseriscono quasi ad accorciare. Ora non prendete tutto alla lettera, vengono troppo alte. Quasi. State attenti che questi schizzano quando li tagliate. Inserite. Eccolo qui. E andate a serrare le viti. Con il coil jig, se volete vedere se sono belle, se la resistenza è dritta. Ok, serrate. Vedete che rispetto alla lucente storta, quindi la prendiamo e la andiamo ad addrizzare semplicemente. Stesso discorso per l'altra. Adesso mi sposto un attimo.
Stesso discorso. Bene, sono riuscito a mettere le due coil. Mi ero accorto che praticamente una gambetta qua di una coil era troppo lunga e toccava il fondo del deck, quindi era troppo rischioso, l'ho tagliato. L'unica cosa che potreste trovare, almeno per me è un po' più scomodo, i grani con la testa a taglio piatto. Forse con la brugola sarebbe stata, o a croce sarebbe stata più tranquilla. Adesso mettiamo batteria e vediamo, facciamo la prima attivazione. Ah, ci sono gli hotspot, allora, classico. In ceramica andiamo, come da prassi, a distanziare leggermente. Respire. Piano piano si stanno attivando. Vedete che si attivano dal centro verso l'esterno, come è giusto che siano. Diamo l'ultima sistemata. E ci dovremmo essere. Adesso onde evitare, togliamo la batteria e prendiamo il cotone. Possiamo dividere. Questo ora, piano piano, e ne prendiamo uno, lo apriamo. Lavoriamo. Qui c'è delle pieghe perché dentro la scatola. Semplicemente, come si fa con tutti gli atomizzatori, si inserisce. Stesso discorso con l'altro. Vedete la piega che vi dicevo. Adesso tagliamo, non si riesco ad alzare un attimino la visuale, ecco fatto. Adesso tagliamo
incidenze. Se mettete troppo cotone, ragazzi, allagate l'atomizzatore. Se ne mettete troppo poco, non ce la fate. Quindi andate con le forbici a filo del tubo. Almeno io mi regolo col filo, a filo del tubo o a filo dell'atomizzatore. Così abbiamo almeno un minimo di riferimento. Poi, cotone l'ha messo qua nel foro qua sotto. Così abbiamo adesso andiamo a bagnare. Io vi ricordo, non sono un espertone, quindi può essere, non abbiate paura a mettere il liquido perché tanto va dentro la vasca dell'atomizzatore, quindi fate bagnare bene il cotone. Rimettiamoci subito, se no per non scordarsi l'OR. Adesso vediamo un attimino se tutta la baracca si attiva benissimo. Ok, adesso diamo l'ultima sistemata al cotone. E andiamo a montare la parte di sopra. Apriamo. Andiamo a riempire il tank. Ora io ho la boccetta grossa perché avevo appena preparato il liquido, non l'avevo ancora travasato. Siccome è andato un po' qui, non succede niente, però gli do con così, giusto per. Eccolo fatto. Ragazzi, è una bomba.
Non so se si vede, ma questo qui, ragazzi, ne fa di fumo. Anche il sapore è buono, ha un bel aroma. Infatti, questo è da Flavor, non è da Cloud. Comunque, io dico, va benissimo. Vi ricordo neanche, ricordo 40 euro con due resistenze, due rigenerazioni di cotone, due vetri, il multi-tool, tutto quanto, guarnizioni che ce n'è fino alle calende greche. Se sentite gli urli sono sempre mia moglie e mia figlia che toccherà fare i video in mezzo a un prato per ora in avanti. Queste due è una cosa allucinante. Non ve le auguro, non ve le auguro. Quindi, vi ricordo lo Zeus X comprato da Svapoweb di Via Sarpi alla Spezia. Andateci. Vi ricordo anche di, come ho detto nell'altro video, di darmi una mano se vi va col canale, a condividerlo, iscrivetevi, tanto è gratuito, non vi costa niente, ci aiutate a dare più visibilità al canale, magari a diventare forse un giorno magari un recensore di qualche prodotto che magari vi porto volentieri sul canale. Detto questo, vi lascio con l'immagine dello Zeus X montato sul tanca, clone, teniamo sempre a precisare, e per questa parentesi di svapo, dal vostro Mastro S è tutto, vi saluto, vi auguro buona giornata e al prossimo video. Arrivederci ragazzi!